MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound. Che il nostro settore giovanile in Sardegna avesse bisogno e ha bisogno ancora di tantissime risorse per riprendere a far giocare al calcio, non dico a far diventare professionisti, ma a far giocare al calcio, lo dimostrano le classifiche di rendimento dei campionati dilettantistici principali, dove i nomi dei calciatori che poi spiccano sono nomi di calciatori che in larga parte arrivano sotto pagamento da altri paesi, in particolare dall'Argentina, dove ci sono tantissimi calciatori disposti a venire qui a fare anche sacrifici, perché si tratta di trasferirsi in un paese straniero. Ma infatti non voglio assolutamente condannare e mettere in risalto la loro presenza, ma voglio mettere in evidenza il fatto che in promozione ci si è costretti, per poter far giocare una squadra a determinati livelli, ad acquistare giocatori d'altra parte. Una volta ci giocavano solamente giocatori sardi in queste categorie, e ci sono, è un fenomeno diffuso, perché nelle classifiche notiamo che ci sono veramente tantissimi giocatori stranieri che poi alla fine primeggiano a discapito di quelli che erano i nostri giocatori di un tempo, che diventavano dei miti, da Gianfranco Farina a Gianfranco Sanna, per parlare della San Marco, per parlare della Taros, possiamo parlare dello stesso Andrea Sanna, che è il cannoniere di eccellenza che ha vinto ancora e che è da tantissimo tempo sulla scena, o addirittura di Gianluca Siazzu. Pensate, stiamo parlando di un giocatore di 47 anni, Gianluca, mi pare di ricordare, 11 reti senza rigori col Posada, e se vado a scartare i rigori delle altre squadre ci rendiamo conto che quello che su Azione ha segnato di più, pur giocando pochissimo, perché 47 anni non è che si possa permettere di avere i 90 minuti sulle gambe. E poi il cannoniere stesso del girone B, Antonio Pili. Stiamo parlando di calciatori che cominciano ad avere, come abbiamo detto, cioè si avvicinano o hanno superato i 40 anni, si avvicinano ai 40 anni e li hanno superati, e sono quelli che resistono di fronte a questa ondata di calciatori che invece arrivano da oltremare. Ma perché? Perché c'è qualcosa che non va, cioè se i nostri ragazzi non riescono ad arrivare a giocare neanche in promozione, parlo di giocatori dilettantistici con una vastità incredibile, giocatori che vengono inseriti nel settore giovanile, fanno la scuola a calcio e vi dicendo, c'è un problema di fondo, c'è probabilmente o un'impreparazione o un disamore, le due cose portano alla cosiddetta dispersione. Se una impreparazione, cioè se questi calciatori non sono all'altezza di quelli che vengono chiamati, vuol dire che dobbiamo operare per migliorare questo aspetto, che può essere anche un aspetto di tipo caratteriale. Se è disamore pure, anzi forse di più, perché il disamore significa addirittura che quel tipo di calcio ti ha in qualche modo tradito rispetto alle aspettative e tu l'hai abbandonato. Ecco, su queste cose riflettiamo, invece che mettere sotto i riflettori quello che sta accadendo in modo forse esageratamente internazionale. MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound.